Io ho dedicato una strofa utilizzando questi giovani, Valerio Scano per esempio. Io una piccola strofa la dedico al mio manager, colui che mi dà le serate, gli dedico queste due strofe. Per tutte le volte che hai guadagnato soldi molti più di me. Caspita! Anche un carta al pianoforte, musicista eccezionale. L'uomo enorme in un aghi, quelle costruzioni, guarda, guarda! Questo diventa come me? Guarda! Ma dammi un po' il microfono. Cosa rappresenta lui? Il diavolo! Fatto diventare come Giuliano Marongi, più tranquillo. Ma quindi Giuliano Marongi chi l'ha inventato? Il diavolo, il più brutto diavolo. Ma infatti chi fa la spia al diavolo, il diavolo ogni volta non scherza, ma lui è più cattivo e Gesù è una persona seria. Vabbè, non li vedere se ci deludi anche lui. Io amici starei veramente tutta la notte, perché durante la notte che nascono questi bambini speciali, durante la notte, io sono qui a Perdasdevo, pensate che avrei potuto essere nella casa del Grande Fratello? No, voi state, ve lo dico con affetto, invece è successo un episodio, aspetta. Lasciati, riposa la tua anima. Aspetta, mandami questa musica. Il Grande Fratello. Ma quindi il Grande Fratello sarebbe sempre il diavolo? Ecco tutte queste telecamere che ci controllano. Beh, comunque io sono andato a Roma, mia madre mi ha detto: Fizumi, ma c'hai 48 anni, ho detto, perché non cerchi di fare anche tu qualcosa, una carriera? Vai al Grande Fratello, mi ha detto. Sono andato a Roma, mi sono seduto in una sedia, dietro c'era l'occhio grande del Grande Fratello, c'era una giuria come voi, psichiatri, psicologi, autori. E a un certo punto uno mi fa di Roma, scusa Giuliano, perché vuoi entrare nella casa? E io gli ho risposto semplicemente perché sto vivendo in camper. Davide e Luca mi conoscono, io vivo in camper da una vita. Questo si gira, fa, guarda questo sardo che si è inventato pur di entrare nella casa, si inventano di tutto pur di vari sordi. Di dove sei? Di Ploaghe. Si gira una, fa, Ploaghe. Ma dove sta? Vicino a Codrongiano, si gli ho detto. Come gli ho detto a Codrongiano, si alza una, Codrongianos. Ma lì, dove sta? No, vicino a Florinas. Gli dico Florina, si gira una arrabbiata, ma che c'è, sta a prendere in giro? Dove sta? Mi alzo io a fare, scusate, non mi dite, ho detto che non conoscete Cargeghe? Erano scarsi in geografia. Io gli stavo dicendo tutta la verità, a un certo punto mi sono girato verso l'occhio, come fai tu, ho detto, ma dice, ma chi sono questi? L'occhio mi è sembrato che sia un po' mosso, poi mi sono reso conto che era un po' di vento, perché c'era la finestra aperta. A un certo punto mi fa, ma tu ce l'hai i genitori? Ananado, Uke e Macco. Guardate, ve lo giuro, guardate su Facebook. Mia madre si chiama, come te, Maria. Mio padre, così, non si chiama Giuseppe, si chiama Giovannino. No, qui se no sarebbe successo veramente, Iva, quello che dici tu, Beh, comunque ha recuperato, io a Ploaghe ho tre fratelli, uno si chiama Giuseppe, che ha recuperato, l'altro si chiama Caterina, e poi c'ho quella piccolina, amica, che è andata a cantare anche da Giuliano Marongi, da Maurizio Costanzo, si chiama Anna, una bambina particolare, e lei si fa chiamare So Leanna, la itadeo So Leandro. Strana, no? Questi si guardano e fa, ma scusa, che c'è sta a raccontare questa storia? Cosa c'entra col nostro provino? Io l'ho guardato e gli ho detto, considerate il fatto che io a casa sono il primogenito, gli ho detto, quindi dovrei essere il Grande Fratello.
mi hanno sbattuto fuori, io ci sono qua. Questa è la Ivan, ci dicono le bugie. Ha detto Gesù. Ha detto così. Io lo so che ha detto così. Ha detto salvaci. Ha detto. Aspetta. Lascia. Ah. Ti do il 30% oggi. Io. No, lo dice lo merita. Signori, come diceva lui, oggi è stato con noi, vieni Ivan, amore, dimmi, lasciaci con un saluto finale, cosa auguri a questa gente? Auguro una buona giornata, alla buona festa, un bel applauso grande! E ricordatevi, grazie, ricordatevi quello che diceva... Quello che diceva mio nonno. No, mio nonno tanto era Gesù. Diceva: accontentare tutti non è facile. E c'è un detto in Sardegna che dice: Gentu goncas. E mio nonno ne ha fatto un'altra: Gentu femina dugenta tittasa. Per cui questo l'ha fatto sempre lui. Io ve lo auguro per da sbugu. Grazie Franco Carta, sulle mani. Che tu non casa, che tu verri in casa, che tu femmina se tu venta di casa, sta mano, stavi destruito.